ricerca scientifica costa molto ed è per questo che abbiamo il dovere di prenderci cura dei risultati che essa genera, che hanno un forte impatto dal punto di vista economico e sociale. Ma fare trasferimento tecnologico richiede tempo e competenze specialistiche. Ed è per questo che la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore, gli MT di Lucca e lo IUS di Pavia hanno dato vita ad un ufficio di trasferimento tecnologico congiunto denominato Giotto. Stiamo condividendo esperienze e competenze in questo campo, dimostrando che la collaborazione tra università è possibile e senz'altro anche utile. Giotto supporta i docenti, i ricercatori e gli allievi delle quattro scuole al fine di valorizzare le attività della propria ricerca presso imprese ed enti e per favorirne lo sfruttamento. Giotto segue i ricercatori in tutte le fasi del processo, che riguardano la creazione di spin-off e start-up e la ricerca di finanziamenti. Giotto organizza seminari ed eventi di formazione rivolti al personale tecnico-amministrativo e ai ricercatori su tematiche connesse al trasferimento tecnologico, tra ad esempio l'imprenditorialità accademica e la gestione della proprietà intellettuale. Un'altra attività di Giotto è quella di mettere in connessione la ricerca con il mondo delle imprese. Questo è un punto fondamentale perché permette ai professori di venire a conoscenza di quali sono le imprese interessate alla loro ricerca e alle imprese di quali ricerche possono essere sviluppate all'interno delle scuole superiori.